incontro del ciclo I mestieri dei classici che abbiamo organizzato nell'ambito dei progetti di terza missione del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità in collaborazione con l'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. E lascerei subito la parola per i saluti istituzionali a Fiorita Luciano, caposettore gabinetto del Sindaco di Padova e caposettore dei servizi scolastici del Comune, e a Maria Veronese, che come sapete è coordinatrice presidente del corso di laurea magistrale in lettere classiche e storia antica. Prego. Grazie per questa presentazione molto classica. Vi piace questa stanza, questa sala dove siete? Sì, vero? Vuol dire che avete scelto il posto giusto, e se siete venuti qui è perché vi piacciono i mestieri del classico. Io sono Fiorita Luciano, sono attualmente capo di gabinetto del Sindaco di Padova. Non sono più capo settore degli scolastici, perché a un certo punto della mia vita ho dovuto scegliere cosa portare avanti, e ho scelto chiaramente per me in quel momento della mia vita stare con il sindaco, perché mi piaceva l'idea di fare qualcosa di ancora più utile per la città. Quando come gabinetto del sindaco mi hanno chiesto di stare lì, una delle cose che ho messo come condizione era quella di poter continuare a seguire i giovani, quindi il progetto giovani, perché mi dava la possibilità di incontrare ancora dei ragazzi, perché sono quelli che poi ci danno le idee, e perché mi piacevano anche tutte le persone che ci lavoravano, tra cui Francesco Pasquale, che è qui con noi, e che è, diciamo, l'artefice di tutta una serie di incontri con le scuole e che ha fatto diventare importante per la città il rapporto anche con l'università e con la terza missione. Cosa dire rispetto al fatto che in una così sala bella ci sono tanti giovani che non hanno scelto di fare ingegneria? E io sono felice. Sono felice perché ogni volta che parlo con dei genitori sembra che la cosa più importante sia quella di garantire un lavoro ai figli. In realtà la mia esperienza di tanti anni di lavoro con i giovani è che il lavoro si trova se hai fatto una cosa che ti piace proprio tanto. E lo si trova anche studiando storia, studiando lettere, studiando archeologia. È incredibile, ma è vero. Io ho fatto psicologia, nessuno dava due lire rispetto al fatto di trovare lavoro all'epoca. I miei genitori dicevano: ma perché non fai medicina, che di sicuro hai cosa? Ho fatto psicologia e nella vita ho avuto la fortuna di fare sempre quello che volevo. E quindi non posso che augurare a voi di fare la scelta giusta, ricordandovi sempre, è vero che la testa ci deve essere nelle scelte, ma il cuore ti dà quella forza in più per fare bene le cose, e se le fate bene anche il classico diventa un lavoro, oltre al fatto che le ultime tendenze dicono chiaramente che questi lavori, che sembrano essere quelli meno pagati, perché sicuramente sono un po' meno pagati, sono anche quelli che più di altri danno la qualità della vita, e la qualità della vita è impagabile, perché è come la città dei 15 minuti, è come il fatto di scegliere tra un libro e due ore di spritz, dico io, cioè, quindi ci sono una serie di cose. Porto poi i saluti del sindaco, non si deve dire il nome in questo periodo elettorale, ma comunque il sindaco di Padova, che ho detto, vado da dei ragazzi, ho detto, beati loro che possono fare quello che vogliono. E mi scuso perché devo andare via per un altro impegno, ma comunque un grosso abbraccio virtuale per le scelte che fai. Benvenuti a tutti e a tutti, anch'io porto i saluti ovviamente di tutti i colleghi del corso di laurea magistrale in lettere classiche e storia antica, e sono molto felice per questo evento che si rinnova e che è un evento molto importante, perché appunto, come diceva anche la dottoressa prima di me, e non ci nascondiamo dietro un dito, è ben evidente a tutti che uno dei problemi principali nella scelta di una laurea di tipo umanistico, in particolare anche una laurea di lettere classiche e storia antica, sia
un po' controcorrente al giorno d'oggi, non sia certo motivata da grandi e brillanti prospettive di carriera, apparentemente perlomeno. E questo ciclo di incontri invece ci testimonia come le possibilità di sbocco professionale per i nostri laureati siano molteplici. Generalmente si pensa sempre all'insegnamento che è un ottimo sbocco professionale e in particolare in questo frangente anche molti dei nostri neolaureati o in qualche caso anche qualcuno a cui ancora non ha conseguito il titolo di laurea magistrale insegna già a scuola in questo momento, quindi è una carriera che rispetto ad anni passati magari è anche più, sembra più fattibile in questo particolare momento. Tuttavia questo è un corso di laurea che, come gli esempi di questi quattro relatori di questo ciclo ci dimostrano, offre diverse occasioni di impiego professionale. E come forse alcuni di voi sanno, noi periodicamente siamo anche chiamati a fare delle interviste, a consultare i cosiddetti stakeholders, no? Le parti sociali, il mondo del lavoro, per verificare fino a che punto il profilo dei laureati che formiamo sia congruente e incontri le esigenze del mondo del lavoro. E l'ultima consultazione è proprio recentissima, dell'autunno scorso, e devo dire che le parti sociali che abbiamo consultato ci hanno dato un feedback molto positivo sui nostri laureati, perché hanno apprezzato dei nostri laureati la serietà, la cura, l'attenzione, la precisione con cui lavorano. Quindi, e ovviamente sono figure professionali che abbiamo pensato che appartengono a diversi ambiti del mondo professionale, quindi in alcuni casi anche non vicinissimi magari a quello che uno si aspetta. Certo è che il laureato che noi formiamo è un laureato che principalmente si indirizza a quei lavori che hanno a che fare con la scrittura, e questa è la dote principale che le parti sociali apprezzano dei nostri laureati, perché pare che saper scrivere bene, saper scrivere correttamente, chi lavora anche nel mondo dell'editoria, del giornalismo, della cultura e della comunicazione in generale, non è più una cosa così scontata. E quindi è con grande piacere e anche con grande ottimismo che porto il saluto di tutti i colleghi e delle colleghe, e ovviamente ringrazio anche Margherita Orsacco che ha messo in piedi e ha radunato qui a Padova appunto quattro personalità in diversi ambiti professionali particolarmente importanti e particolarmente interessanti, e quindi vi auguro buon ascolto, e ovviamente immagino che quasi tutti voi abbiate già intrapreso quest'ambito di studi perché motivati più dalla passione che non da prospettive appunto economiche strabilianti. E quindi penso che questo possa confermarvi nelle vostre scelte, ma spero che possa anche contribuire per coloro che sono ancora in dubbio, insomma, a maturare una scelta in questo senso. Grazie a tutti. E grazie. Allora, io ringrazio moltissimo Fiorita Luciano e Maria Veronese per aver introdotto questo ciclo di incontri, e per parte mia, se posso, aggiungo solo un ringraziamento calorosissimo all'Ufficio Progetto Giovani del Comune, in particolare a Francesco Pasquale, per la collaborazione che è stata sempre generosissima, cordiale, competente, sollecita, e spero che sia l'inizio di una collaborazione che sia la prima di una serie di iniziative volte a rinsaldare la relazione fra l'università e il nostro dipartimento nelle sue componenti, docente e studentesca, con la città e con le scuole. Come appunto ricordava la professoressa Veronese, questo ciclo di incontri ha preso avvio per la prima volta nel 2011, quindi oltre 10 anni fa, e ha di nuovo ripreso vita l'anno scorso in modalità online. Quest'anno, in uno scenario che è mutato rispetto all'anno scorso,
Abbiamo scelto di tenerlo unicamente in presenza, nella convinzione che è solo così che i legami crescono e si rinsaldano. E perché forse è la presenza, la contiguità è più che mai necessaria quando si parla del senso, e nel nostro caso del senso degli studi. Questo ciclo di incontri nasce da una domanda, che è una domanda, io credo, dolorosamente familiare a tutte e tutti coloro che abbiamo intrapreso un percorso di studi in lettere e segnatamente in lettere classiche, che è appunto la domanda: a che ti serve? Modulata poi ulteriormente, ancora più dolorosamente, nella formulazione a che serve, che è una domanda che forse negli ultimi anni reali si è fatta ancora più urgente in un mondo che è palesemente attraversato da pandemie, da conflitti, che sta assumendo scenari che non avremmo più creduto possibili. Ora, a me sembra che in un mondo profondamente, oggettivamente aziendalizzato, in una università che va progressivamente verso una forma di aziendalizzazione della quale dovremmo essere consapevoli, noi abbiamo scelto quest'anno di invitare a parlarci quattro figure che a vario titolo lavorano con i libri, che sono forse alla fine la ragione per cui tutti ci siamo iscritti a lettere, perché ci piacevano i libri. E i libri sono naturalmente una forma di profitto, Feltrinelli, RCS, Garzanti sono aziende. Sono però una forma di profitto insieme interiore ed esteriore. C'è un caso che a me piace sempre ricordare, che a me sembra sempre particolarmente suggestivo. Per 4 anni, dal 2012 in poi, durante l'assedio della città di Daraya, che è alle porte di Damasco, assedio ad opera delle milizie filogovernative, un gruppo di ragazzi ha tenuto in vita una biblioteca sotterranea. In un seminterrato hanno raccolto libri di qualunque materia, di qualunque genere, di qualunque lingua, salvandoli dai bombardamenti. Hanno allestito una biblioteca con scaffali di fortuna, mettendo insieme oltre 15.000 libri. Li hanno catalogati, hanno registrato il luogo di ritrovamento nella prospettiva di poterli un giorno restituire ai proprietari. Hanno dunque consentito a bambini e adulti di continuare a leggere e studiare anche durante i bombardamenti, anche durante la guerra civile. Nell'agosto del 2016, nella città che contava nel 2012 250.000 abitanti, erano rimasti 7.000 abitanti che appunto nel 2016 l'hanno abbandonata definitivamente. Ma appunto negli anni dei bombardamenti, delle armi chimiche, della fame, gli angeli dei libri di Daraya, come sono stati chiamati, hanno sempre mantenuto viva attraverso i libri una consuetudine, una forma di resistenza muta e segreta. E in Ucraina, prima della guerra, a tutti coloro che si erano vaccinati con 2 dosi contro il Covid-19, il governo versava un buono per l'acquisto di libri come forma di incentivo parallelamente all'editoria e alla vaccinazione, che mi sembra anche una bella metafora, se volete. Ora, in Ucraina la pubblicazione di nuovi libri è ovviamente sospesa, nessuno ha tempo e modo di pensare a pubblicare i libri, ma le case editrici collaborano come possono all'evolversi del conflitto. Trovate questa storia che vi sto raccontando in un articolo che è apparso sulla Stampa il 16 di aprile. Le case editrici raccolgono volumi per i profughi e concedono accesso gratuitamente ai libri in formato digitale, quello che è successo durante le prime fasi della pandemia. Dunque i libri sembrano mantenere un senso anche quando l'urgenza degli eventi si fa drammatica. Allora forse questa interrogazione sul senso che qui oggi proviamo a cominciare vale la pena. Forse la risposta non è ovvio, così ovvia e così banale, forse vale la pena parlare con figure e con persone che hanno messo alla prova i propri studi e il proprio sapere antichistico al di fuori delle aule scolastiche universitarie, cioè al di fuori degli spazi in cui tradizionalmente questo sapere si trasmette. E dunque forse più di me e forse più di noi possono rispondere ad un'interrogazione sul senso. Margherita Marulli si è formata, come me, più o meno negli stessi anni, a Bari, alla scuola di Luciano Canfora. Si è laureata nel 2000 con una tesi sulla vita di Lisandro, scritta da Plutarco, e dopo uno stage presso la Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO, che poi l'ha portata nei 10 anni successivi a realizzare guide storico-artistiche dedicate ai siti italiani dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO,
Margherita ha iniziato a lavorare nel 2001 con la Fondazione Corriere della Sera. Ha lavorato per anni col supplemento che spero tutti conosciamo e leggiamo, la lettura del Corriere della Sera, e ora, come avete letto, è editor della narrativa e della saggistica straniere per la casa editrice Solferino, nonché delle pubblicazioni collaterali al Corriere della Sera, cioè i libri che trovate in edicola col Corriere. E sarà Margherita ovviamente a raccontarvi nel dettaglio della sua attività presso la Fondazione, presso RCS, presso il Corriere della Sera. Io mi limiterò a dire una cosa: per molti anni Margherita ha lavorato in quella miniera di storie che è l'archivio del Corriere della Sera, e lavorando all'archivio del Corriere della Sera ha dato vita a tre libri che, a mio modo di vedere, già da soli rispondono alla domanda sul senso. Due di questi volumi raccolgono gli interventi di Giorgio Pasquali ed Evaristo Breccia sul Corriere della Sera. Il terzo volume è un poderoso libro che si intitola L'antichità classica nel Corriere della Sera e raccoglie criticamente gli interventi di natura antichistica pubblicati sul Corriere dal 1876 al 1945. Sono tre volumi i libri di Margherita che mostrano, qui rubo le parole al nostro comune maestro Luciano Canfora, sono tre volumi che mostrano come gli antichisti, ci guarda anche quando non c'è, sono tre volumi che mostrano come gli antichisti, ha scritto Canfora, seppero orientarsi nella non facile prova di portare la loro competenza sulle pagine di grandi quotidiani e di spiegare ai lettori comuni, tra virgolette, che quel mondo separato di cui essi erano così validi cultori poteva e doveva rientrare nella più vasta e generale circolazione culturale. Ecco, io sono molto grata a Margherita Marbulli e a coloro che dopo di lei verranno qui a parlarci per essere venuta a raccontarci come quel mondo separato, appunto, di noi antichisti può invece divenire parte coessenziale di una più vasta e generale circolazione culturale, di un mondo che è certamente sempre più complicato e in cui forse a maggior ragione questo sapere può e deve alimentare quella forma alta di civile convivenza che i libri permettono da sempre. Quindi io vi ringrazio molto, ringrazio ancora tantissimo Margherita, che sono felicissima di rivedere, e aggiungo una ultima considerazione puramente di servizio, che l'incontro con Roberto Andreotti è spostato dal 16 al 23 di aprile in questa sede. Grazie a tutti e molte, molte grazie a Margherita. Ovviamente io ringrazio tutte le persone che hanno permesso che io oggi fossi qui, ma non tanto per il piacere, questo è un piccolo atto egoistico di parlare con voi e di raccontarvi insomma una storia, ma perché mi permette anche un po' di estraniarmi dalla mia vicenda personale e di leggere in essa tutte queste domande che, vi assicuro, mi sto quasi commuovendo perché mi risuonano le stesse cose che io mi sentivo dire o obiettare o come dire giungere a motivazione quando avevo la vostra età, forse anche più giovane, ecco. Quindi devo dire che è un momento di autocoscienza per me questo, per il quale vi ringrazio tra le altre cose. Sono passati tanti anni, ma poi alla fine i discorsi si ripetono quando uno decide di iscriversi a lettere classiche o quando ci studia o quando fa un genere di studi umanistico, a maggior ragione se si riferisce alla classicità. Dove andrai a lavorare, cosa farai, sono mestieri che sembrano appartenere a una cultura, a una tradizione che non vediamo tanto inverato in un mondo sempre più dominato da utilitarismi di varia natura. Io posso parlare per me stessa, ma secondo me con me tante persone sarebbero d'accordo, cioè certi studi semplicemente non si scelgono, obbediscono a delle passioni, a delle qualità e a delle predisposizioni, attitudini che per alcuni di noi sono naturali, un po' uno nasce in un certo modo, gli piace fare certe cose, vorrebbe che la propria vita si realizzasse produttivamente nella società
facendo le cose che, per cui si sentono portati, è una cosa molto semplice. Personalmente io normalmente non amo molto parlare di me stessa, ma credo che sia questo il senso per cui sono qui, quindi scusatemi gli aneddoti. Una delle cose di cui più vado fiera nella vita è di aver guadagnato le prime 500.000 lire quando avevo 18 anni vincendo un concorso di traduzione dal greco antico, il Prometeo. Quindi evidentemente io alle obiezioni ero del tutto impermeabile. Devo dire, ho anche avuto la fortuna di avere una famiglia che, per quanto scientifica, diciamo, nella impostazione e nella formazione, ha avuto molto rispetto per queste scelte, quindi in cui mi sono sempre sentita supportata non soltanto materialmente ma anche idealmente, perché a casa mia vigeva questa filosofia: il lavoro si fa seriamente, si fa bene, e se tu farai un lavoro che ti piace fare, sarà più semplice per te essere seria ed essere e fare questo lavoro con precisione, con attenzione, con la responsabilità che ci si aspetta. Quindi era un discorso, se vogliamo, semplice, però io mi ci sono sempre ritrovata, ecco, dovendo passare 8 ore, 10 ore, 15 ore, 3 ore della propria vita lavorando, sarebbe meglio fare qualcosa che piace fare. Quindi, e la mia situazione era addirittura ancora più liminare, perché io ero sicura che non avrei mai insegnato nella vita, perché avendo un padre insegnante avevo una concezione così nobile dell'insegnamento di qualsiasi ordine e grado, per cui non mi sentivo assolutamente appropriata secondo me non avevo i requisiti, e di questa cosa ero molto convinta. Quindi ho affrontato questo mare aperto degli studi classici con, devo dire, una saggia dose di incoscienza, dicendo poi si vedrà, e con una passione veramente per la forma e l'essenza del libro in tutte le sue, come dire, accezioni e sfumature, non solo per leggerli ma proprio per capire come erano fatti, che è stata davvero precoce, e questo per me circoscrive il concetto di passione. Quindi, secondo me, senza quella, diciamo, ecco, è un po' difficile. E contro le aspettative di tutti, compreso le mie, ho avuto la fortuna di lavorare presto e di lavorare alla fine da 20 anni sempre nella stessa azienda, che appunto è RCS Media Group, ma di ricoprire internamente a questa azienda una serie di posizioni, di ruoli che mi hanno permesso di, come dire, maneggiare, mettiamola così, con più o meno approfondimento, tantissimi lavori che hanno a che fare con i libri e con gli archivi, che sono, diciamo, uno degli oggetti di questa ricerca di immissione della classicità dentro la vita reale. E ho cominciato appunto lavorando in Fondazione Corriere della Sera, che è nata nello stesso anno in cui io ho cominciato a lavorare, quindi 2001, nascevamo di fatto insieme, quindi ho, diciamo, tecnicamente non si diceva ancora in questi termini, ma era una startup, ecco, diciamo, avevamo Al Gore come testimonial alla nascita, insomma, avevamo questo immenso archivio dove sono racchiusi, e questo lo dico senza ombra di retorica, 140 anni di storia italiana sotto l'ufficio dove lavoravamo. Quando siamo entrati in questo archivio c'erano le sigarette spente tra gli scaffali, quindi la situazione era, l'archivio è stato in tanta parte depauperato, alcune sezioni sono state distrutte per problemi organizzativi, tra cui una parte, devo dire, anche di valore economico, cioè la parte di illustrata che andava a corredare supplementi illustrati storici del Corriere della Sera, dico il Corriere dei Piccoli, la Domenica del Corriere, così comprendete? Quindi noi, quando abbiamo fatto delle mostre da questo materiale, abbiamo dovuto fare i conti con enormi lacune che non esistevano neanche, non potevano essere colmate nemmeno nel mercato antiquario, perché era materiale distrutto. Abbiamo ritrovato anche le carte che lo certificavano. Quindi mettere in ordine in quel gran casino che c'era, sistemare, conservare e mantenere in vita, perché l'archivio del Corriere della Sera è uno dei pochi archivi viventi, perché ha una parte, diciamo, morta, che è la parte storica, e una parte che si autoalimenta ogni giorno e che ha
e che adesso deve fare anche i conti con tutti i problemi di conservazione digitale che diciamo, potete facilmente immaginare con un materiale così gigantesco in termini quantitativi. Il mio lavoro è cominciato lì e andava sotto il generale cappello di valorizzazione, quindi avevamo questo archivio e prima di tutto andava messo in sicurezza il sedimento su cui eravamo nati, però questo sedimento dovevamo, come dire, farlo conoscere, dovevamo renderlo accessibile, dovevamo far nascere iniziative che testimoniassero la vitalità di quell'eredità, perché questa differenzia la memoria dalla commemorazione. Quindi dire che aveva ancora un senso ragionare su quello che succedeva in un grande quotidiano nazionale che è ancora il più grande, anche se proporzioni molto diverse da allora. E soprattutto da quella memoria io quello che ho tratto è anche il senso di questa azienda. Cioè il Corriere della Sera è nata come una grande operazione industriale prima che culturale. E il modo con cui proprio si sono attrezzati dalle rotative, da come studiavano i giornali inglesi che erano 100 anni avanti, da come selezionavano le persone che lavoravano all'interno, si può trarre un'enorme lezione su, che ha a che fare con quello che abbiamo, che stiamo facendo qui, cioè capire cosa fare delle persone, delle proprie competenze in un'ottica di generale sviluppo, che è uno sviluppo sano quando uno sviluppo materiale è ideale, lo dice la nostra Costituzione, non è che bisogna andare tanto in là. Quello è un esempio che si può studiare come tutti gli archivi. Io su quello, diciamo, materiale documentario mi sono tuffata come un pesce. E, anche perché nel gruppetto di lavoro, e questo forse è anche utile saperlo, ero l'unica che aveva una formazione di questo tipo. Il nostro direttore generale veniva dal controllo di gestione, quindi parte economica, il suo vice era laureato in Bocconi in economia aziendale, la mia collega era laureata in Bocconi in economia aziendale e poi c'era una figura di proprio gestionale archivistica, ma di quelle che ragionano in metri lineari, scaffalature, eccetera, eccetera, molto pragmatica. Metodi di condizionamento, insomma, tutte queste cose che hanno a che fare più con la conservazione che con la valorizzazione. Quindi di lì sono partite tre rami di attività, era una struttura molto piccola, quindi le funzioni non erano specializzate, ci si occupava tutto un po' di tutto. Quindi da una parte c'era una parte cosiddetta eventi, non era ancora così popolare il termine, comunque si chiamava eventi. Ed erano tutta una serie di ragionamenti fatti in forma di conferenza, di seminario, di grande evento pubblico, che avevano a che fare con tematiche che potevano in qualche maniera essere generate dal giornale antico e moderno. Quindi noi lavoravamo tantissimo con le redazioni, che a seconda del tema che decidessero di approfondire, delle simpatie, delle passioni dei singoli giornalisti, poi trovavano una ricaduta in degli eventi pubblici, molti dei quali davvero memorabili, perché noi abbiamo messo insieme diciamo persone molto diverse che andavano da Frecchiai Energy fino a Mario Luzzi, per citare due che erano sul palco nello stesso momento. Ecco. L'impostazione era sempre quella, quindi una cultura molto classica nel senso lato del termine, contaminata con istanze che venivano come dire, portate avanti da altri generi, altre forme, altri contenuti che il giornale portava all'attenzione come legati alla contemporaneità e che dialogavano in una maniera molto laica, devo dire, anche laica rispetto agli altri giornali della concorrenza, avevamo tutti senza problemi, con un'attività che prevedeva, diciamo, nei momenti di maggiore splendore anche tre eventi alla settimana fatte da questo gruppettino di persone. Quindi, e voleva dire idee prima di tutto, cioè se hai l'idea sei a metà dell'opera e quindi se sai chi è Mario Luzzi sei un po' più avanti degli altri. Ecco. Capacità organizzative, io su quelle ero fragilissima, una che è molto, però ho imparato a disciplinare anche quelle, diciamo. Quindi tutti i problemi con cui ti puoi confrontare quando fai un evento che è aperto al pubblico, insomma non dico niente di nuovo, e i problemi di comunicazione e di relazione con la stampa interna ed esterna, quindi
Era bello perché la filiera, diciamo la gestazione dell'evento culturale, che adesso è, lo saprete benissimo, è un mercato fertilissimo per trovare lavoro, perché i festival, da esserci prima il Festival Letteratura di Mantova, ce n'è uno persino nei borghi più sperduti. Naturalmente i festival richiedono risorse, richiedono energie, hanno bisogno di, come dire, di essere alimentati dalle forze e dalle idee. Questo è un capitale, si parla di capitale umano, non è una bugia, anche lì non c'è retorica. Quindi l'idea avrà sempre un propulsore che nessun finanziamento, nessun processo organizzativo può in sé avere brutto. Poi c'è bisogno delle altre cose, quindi alla bella domanda del nostro ministro, dopo la cultura non si mangia, bisogna fare in modo che ci si possa mangiare perché la cultura si alimenti. Però se manca quella cosa di strutturale, non si va molto lontano dal punto iniziale, e imparerete a capire, ma forse lo sapete già, che frequentare il mondo classico in tutte le sue accezioni è, come dire, significa frequentare un terreno fertile per la nascita delle idee. E quindi questo è il primo aspetto. Gli altri due aspetti erano più episodici, diciamo, questo era, chiamiamolo, il main dell'attività, era un'attività editoriale e un'attività espositiva. Quindi, l'attività espositiva era affiliazione dell'archivio, anche lì ho capito, organizzando delle mostre grandi, perché le abbiamo fatte a Palazzo Reale a Milano, erano più di 1000 pezzi ogni volta, diciamo, per non averlo mai fatto prima, farlo così era un bel salto di qualità. Ho capito che, essendo molto fragile sulla parte organizzativa, il lavoro delle mostre non mi interessava molto, ma il lavoro di fare un catalogo di una mostra mi interessava tantissimo. Quello era bellissimo perché metteva insieme tante anime e ti permetteva di dare una lettura di quello che tu trovavi in una maniera che combinasse la saggistica, chiamiamola così, con la parte più illustrata, che ha delle specificità non di piccolo, diciamo, calibro. Comunque, e in più lavorando sui libri, su queste collane che si chiamano appunto le carte del Corriere Terza Pagina, che sono collane che sono nate in Fondazione Corriere della Sera da materiali d'archivio, quindi pubblicato e inedito dall'archivio, raccontano di fatto storie di giornalismo. Quindi c'è la prima donna che scriveva sul Corriere della Sera alla fine dell'Ottocento, che era una traduttrice di Nietzsche, firmava i fondi non col suo nome per esteso ma con le iniziali, perché non potevano le donne, ed era fiorentina, era tedesca, nata in cresciuta in Gran Bretagna e nel Regno Unito e poi vissuta in Italia, dove era entrata in questa collaborazione con il Corriere della Sera, ma rappresentava già un'apertura al mondo. Immaginate cosa poteva essere un giornale dell'Ottocento che aveva una firma femminile a scrivere i fondi, devo dire anche abbastanza dirompenti, una storia che non si sapeva. Io, vedendo questo HZ, chi saranno mai HZ sul giornale italiano, attraverso il carteggio sono riuscita a ricostruire, e questa qui appunto era una traduttrice di Nietzsche, diciamo, non una persona intellettualmente, devo dire. Quindi c'era stata lei, c'era stato un direttore che aveva saputo interpretarla e utilizzarla, nonostante il milieu non fosse, come dire, tanto ancora disponibile. Però facendo questo lavoro di ripescaggio documenti, di cucitura, di creazione di legami, che un po' mi ricordava appunto il lavoro sulla tesi che avevo fatto e che poi avevo, diciamo, quel genere di studi che poi di fatto non avevo più proseguito, io però mi sono trovata immediatamente a mio agio, ho detto: io voglio fare questo, io non voglio fare ricerca universitaria, non voglio insegnare, però voglio fare questo. Ed erano libri, diciamo, tecnici, complessi, quindi quei vari libri con tutto il pian terreno di note, riferimenti, ricerca storia di gente dimenticata, non esisteva bibliografia, tutto studiato pochissimo su questi anni qua, ancora più esaltante.
La cosa ancora più divertente, e lì devo dire che è stata una fortuna, è che essendo una struttura così piccola e così poco specializzata, io di fatto ero libera, nonché responsabile della filiera del libro dalla prima, dal suo nascere, quindi facciamo un libro su, fino a lo metto in libreria e gli do il codice a barre. E l'inizio, vi dico, una specie di bagno di realtà, che non sapevo fare niente, però facendo la cosa e senza neanche grandi maestri, perché lì non era una struttura creata per quello, noi l'avevamo, è diventata una cosa che mi teneva sveglia anche di notte con piacere. Allora ho pensato, vabbè, però quella passione, cioè non ero tanto sbagliata quando avevo 16 anni e mi davano della matta, cioè ecco. Perché io sono veramente felice facendo questo lavoro qui, e l'ho fatto per un totale di quasi 60 volumi, praticamente quasi da sola, quindi scegliendo curatori, impostando i sommari, facendo un sacco di sbagli che se qualcuno mi avesse guidato non avrei fatto, però li avevo capiti pian piano, e adesso ce li ho lì come un, come dire, un memento, che voglio dire, una passione più impegno qualcosa può produrre. A riguardarli adesso che ho 20 anni in più, dico come ho potuto, però a me è servito, mi dispiace per il lettore che troverà in mano qualcosa che poteva essere fatto meglio, però le situazioni erano quelle. Nel mentre ero lì da quasi 14 anni, quando mi arriva questa proposta sempre da RCS Media Group, che è questa, per chiarire bene il quadro a tutti, RCS Media Group è un grande gruppo editoriale che sotto di sé Corriere, Gazzetta, più periodici tipo Oggi, Io Donna, Sette, eccetera, eccetera, e la struttura di una casa editrice, che comprende due marche editoriali, Solferino e Corriere della Sera, poi ci sono altre, Solferino Cairo e Corriere della Sera, e poi ci sono varie altre strutture annesse, tra cui un'accademia di nuova, come dire, formazione. Il Corriere della Sera come giornale ha di appoggio una struttura che è, dico una parola orribile perché tale è considerata, di marketing, che si occupa di tutta la parte, diciamo, di struttura, di rapporto con la pubblicità, con la diffusione, con tutta la parte, diciamo, non strettamente giornalistica. Dentro questa struttura di marketing è nato negli ultimi anni una struttura editoriale che fa libri per edicola, li avrete visti tante volte, che si vendono in abbinata al Corriere della Sera e aprono al mercato libraio un circuito di diffusione, un canale che a cui prima non accedeva. È un canale con particolari caratteristiche, la prima fra tutti è la volatilità, i libri durano lo spazio di un battito di ciglia, quindi una settimana e via, un giorno e via, un mese massimo, dopodiché, perché sono di fatto strutture assimilate ai periodici. In questa struttura che era nata e si era ingrandita perché i libri per edicola avevano dimostrato di fatturare molto più dei libri per libreria, a un certo punto mi chiede, visto che io avevo tanta passione per farli, vuoi venire a lavorare al marketing? E io, che ero lì nel mio archivietto, alla mia scrivania, tutto bello, lì per lì, dico, ero, come dire, un po' titubante all'inizio perché non sono libri di ricerca, di fatto sono spesso edizioni di libri già editi, sono collanizzazioni di, cioè messa in, come dire, in raccolta di cose che provengono da diverse case editrici, molte volte addirittura sono semplicemente ricopertinature di libri esistenti, insomma, detto così, a me con il mio pian terreno di note questa cosa qua, dicevo vabbè, però io non potrò più fare niente. Però ero arrivata a un momento della vita in cui per altre ragioni volevo cambiare, ero stanca, ero curiosa e ho detto. In più c'era stato l'anello di congiungimento di quel libro sull'antichità che citava prima Margherita, che era stato un po' il mio lavoro, diciamo,
di indagine, come dire, un po' più sistematica sul senso di quello che stavo facendo, cioè cosa stiamo facendo in questa Fondazione Corriere della Sera, cosa facciamo con questi collaterali Corriere della Sera. E secondo me queste due strutture, per cui avevo avuto la fortuna di lavorare, peraltro di cominciare a lavorare molto giovane e quindi in realtà di formarmi anche lì dentro, mi avevano insegnato che la cultura, sia classica ma anche non necessariamente, non vive se non nella diffusione, non vive se non può raggiungere il maggior numero di persone possibili, e di andare un po' oltre quell'atteggiamento che è sempre un po' elitistico, che vede in questo una compromissione col maledetto mercato. Quindi anche la parola marketing può essere una parola virtuosa se porta a far sì che un libro buono, e questo è il presupposto come l'idea per gli eventi, il libro deve essere buono, raggiunga un maggior numero di persone che magari non lo incrociano perché non sono legate ai luoghi o alle sedi tradizionali di produzione e diffusione del sapere. E quindi un po' con la morte nel cuore dico, va bene, visto che la parte teorica mi è chiara, sono convinta che questo dia senso e nobiltà a quello che faccio, però adesso facciamolo veramente, cioè basta ragionarci su. E quindi mi sono trasferita a questo marketing, detto marketing collaterali, perché questo è il nome tecnico di quelle pubblicazioni lì. Vi dico, all'inizio una specie di terremoto, perché sono arrivata lì e vi assicuro non ho capito nulla di quello che stava succedendo, di tutto quello che di tutte le implicazioni che c'erano davanti a questa cosa che sembrava teoricamente molto semplice. Implicazioni che prima di tutto investivano la parte economica, perché quando la nostra struttura si dice ha una, come dire, un'organizzazione verticale, per cui tu sei responsabile non solo del prodotto e della sua qualità, quindi della sua bontà, ma anche del suo conto economico e quindi del suo risultato. Quindi tu non devi limitarti, come avevo fatto fino a quel momento, a dire questo libro mi sembra buono. Adesso dovevo rispondere alla domanda: questo libro deve vendere? Quante copie pensi che potrà vendere? E questa domanda io l'ho preparata, perché nessuno me l'aveva mai posta. E questo significava avere a che fare con quella filiera che avevo prima praticato in questa maniera così unidimensionale, adesso dovevo vederla tridimensionale, perché ogni voce di quella filiera significava un costo e ogni costo andava inserito dentro questo famoso conto economico che si strutturava in funzione di una previsione di venduto, la maledetta previsione di venduto, in cui tu devi un po' esercitare la tua capacità, chiamiamola visionaria, no? di capire un'altra dimensione del libro con cui prima non c'era frequentazione, perché pubblicazioni di carattere accademico come quelle che facevo in fondazione fino a quel momento non avevano questo tipo di problema, no? Erano maggior parte finanziate, distribuite in luoghi in cui l'interesse era assicurato, perché erano corsi di laurea, come dire, strutture, fondazioni legate alla memoria di ciascuno di quei giornalisti, però questa non è diffusione, cioè significa raccontare bene le cose che già le sa. Invece a me interessava in quel momento raccontarle, cioè diffondere un libro buono tra persone che non l'avrebbero mai preso, cioè secondo me era quella la sfida, ed è la sfida anche dei giornali, quello che diceva Margherita, cioè parlare di temi classici sul giornale significa in una parte rivolgersi a chi conosce Ovidio o Lucrezio o i par loro, significa interessare a Ovidio e Lucrezio, buon lavoro fatto su Ovidio e Lucrezio, parlo perché c'erano sulla lettura della scorsa settimana, quindi sono due nomi così, delle persone che magari non leggerebbero la traduzione di Milo De Angelis o non ne sanno l'esistenza, e spiegargli perché questa cosa è importante nel dibattito contemporaneo, perché non è antiquaria quella cosa lì. Quindi tutte queste belle promesse, io mi trovo davanti a questo bellissimo file Excel, che peraltro allora immagino che adesso ci siano cose molto più avanzate, allora già per me era la frontiera del con tutte queste cellette da riempire. E all'inizio vi devo confessare che non è stata una cosa molto semplice, però mi ricordo che il mio amico e collega preferito, che era seduto alla scrivania di fronte alla mia, vedendomi sperduta del tutto davanti a queste
dinamica, e mi guardò con questi occhioni neri che ha e mi disse: Marghe, il conto è un tuo amico. E mi insegnò quelle due o tre cose che dovevo sapere e io ho capito che il conto è un amico. Non ho più quel senso di panico che avevo per la moltiplicazione, che peraltro si fa da solo, quindi non ha bisogno di me. Ma perché ho capito che quelle variabili che inserisci lì dentro corrispondono altrettanti pensieri che tu fai rispetto all'oggetto libro e rispetto a quello che tu, come dire, ti aspetti da lui, quindi di che cosa sia, devono rispondere alla domanda a chi stai parlando e devono rispondere alla domanda quanti mezzi hai per raggiungere il tuo obiettivo e soprattutto alla domanda qual è il tuo obiettivo, che non è sempre facile, perché buttare libri sul mercato senza preoccuparsi di chi li legge non fa bene neanche al libro, questo non soltanto alla tua pressione mentale che puoi avere rispetto a quella cosa e al capo che urla, avevi detto che erano 6.000 copie su 3. Perché magari le cose ti sembrano, interessano solo te, significa guardare il mondo. Io ora questa è la cosa che volevo fare attraverso le mie, la prima collana che ho fatto erano i classici, è stato molto, molto divertente, quindi scoprire che c'è gente che compra 10.000 copie del simposio di Platone, che per me doveva essere in tutte le case, tutte le librerie eccetera eccetera, nella mia edizione che non aveva niente di nuovo, per carità, era un'edizione pur già ampiamente rodata eccetera, però in quella confezione gli era piaciuto, l'avevano capito, gli era interessato, magari non lo apriranno, ma magari hanno un figlio che lo aprirà e magari sceglierà di iscriversi a Lettere Classiche, proseguendo questo circolo virtuoso di idee. Insomma, ero piena di non sempre tutto questo, ecco, era così nobile in azienda, spesso ci sono pressioni che sono molto meno nobili di così, però io in questo il senso ce l'ho trovato, quindi lo faccio ancora per il 50% del mio tempo. E devo dire che la cosa che mi ha fatto chiudere tutto questo cerchio è stato che quello che mi serviva a sapere di un conto economico in 3 mesi lo sapevo fare, quindi dubito che chi non abbia studiato e non sia cresciuto in un contesto generativo di idee come quello in cui siete voi o sarete, a seconda, spero per voi, io lo spero davvero, e in 3 mesi quella cosa lì non arriva. Cioè non arriva neanche in 3 anni, quella cosa ha un periodo della vita in cui può nascere, che è esattamente quello in cui voi siete. Quindi conto economico, certo, magari facendo un certo genere di studi uno può acquisire una visione matematico-economica aziendale che io non avrò mai, però quello che mi serve per fare il mio lavoro io lo padroneggio perfettamente in poco tempo, come me chiunque, diciamo, perché è funzionale all'idea. La generazione di quell'idea lì ha un percorso molto più lungo e molto più carsico di quello che potrete fare in nessuna azienda. È per questo che il vostro valore non potrà essere sostituito, come diceva, come ci dava riscontro il positivo, come dire, accoglimento di persone, dei laureati in Lettere Classiche da parte dei vostri interlocutori. Quindi è un po' questo anche di formazione aziendale il problema. E l'altra cosa che mi ha sempre un po' guidato in questa vicenda è stato che appunto il nostro comune maestro Canfora, che io pensavo di aver tradito per la seconda volta, una non rimanendo in dipartimento, quindi già mi aveva detto che ero indisciplinata più di una volta, quindi è stato un rapporto difficile, però quella cosa lì, che quindi non l'insegnamento che vabbè, ma neanche la ricerca, per cui io sembravo nata, visto che tanto mi piaceva stare lì a spulciare, e in più me ne andavo da quel meraviglioso archivio in cui avevamo fatto tante cose insieme, perché poi le ricerche si sono incrociate, insomma anche le relazioni che genererete in università si protrarranno al di là di quello che se sono naturalmente fertili, e quindi lui perdeva il suo braccio armato lì su quelle preziose cartuccelle che mi spediva in missione, in più era comunque una forza persa dal suo punto di vista,
Invece, come spesso è accaduto nella mia vita, devo dire, con lui mi ha detto una frase che mi ha illuminato, perché io gli ho detto che vergogna, una filologa al mare, io sono proprio filologa, quindi proprio la parte estrema. E lui mi rispose: io sono fiero che al Corriere della Sera vogliano una filologa al marketing, ribaltando completamente la frettata, e i rapporti sono rimasti meravigliosi, e lui non mi ha mai, come dire, imputato questa, perché in questo discorso di diffusione che io pensavo, che avevo forse anche un po' assorbito da lui, chiaramente in fase autoconscienziale, non come dire pratica, ci ritrovavamo entrambi in questa. Ma e questo è il lavoro che ancora adesso faccio, su terreni diversi, per di più mi porta ad affrontare le tematiche più diverse, da libri sul benessere fino a autori come Philip Roth, dalla collana dei classici fino alla biografia di Einstein. Veramente dal punto di vista dei contenuti è una specie di formazione permanente, perché poi è anche vero che magari il libro non lo fai, però quel contenuto lo devi saper maneggiare, e nel mio lavoro il contenuto si maneggia, come dico sempre, dal contratto al codice a barre, quindi vuol dire diritti, che immaginate, contrattare i diritti per Pastorale Americana con gli editori americani e gli agenti americani e Philip Roth sul letto di morte, quindi diciamo la realizzazione editoriale di tutta quella filiera che era l'unica che per fortuna dominavo, e la parte di diffusione, quindi hai a che fare con gli edicolanti, non con i librai, è un altro pianeta, hai a che fare con la diffusione dei giornali, non hai tempo. Noi quando l'Italia vince l'europeo, il nostro libro deve essere in edicola 3 giorni dopo, quindi vuol dire fare un libro pensando che forse uscirà, che forse non uscirà, e far marciare questa macchina gigantesca sul territorio nazionale su tirature di 100.000 copie in 3 giorni, come dire, verticale, quindi sempre io in tutti i processi, perché noi funzioniamo così. Quindi è una palestra eccezionale per qualsiasi cosa poi si voglia fare, magari di più nobile, di più settoriale, di più nel mondo del libro, perché anche la produzione, tu hai a che fare con la stampa in rotativa, con tutta una serie di problematiche tecniche di realizzazione dei libri, però anche quando magari stai pubblicando 144 pagine su Giotto, ma non stai facendo il catalogo per cui hai le prove di stampa, puoi controllare i colori, i cantonari, vai a vedere le sfumature, eccetera, eccetera. No, hai 3 giorni magari per farlo, e per di più dall'altra parte c'hai il curatore del dico per gli scrovegni, semplicemente perché siamo qui, non è un caso che magari c'è qualcuno che vuole esattamente quel blu, e tu stai facendo volumi che vanno in stampa non in tiratura limitata, ma in 50.000 copie, con la prefazione di Daverio che te l'ha consegnata 3 minuti prima, e che magari si è dimenticato invece di Giotto ti ha dato Piero della Francesca, perché sono successe queste. Quindi, perché tutto l'arte i sumeri mi deve consegnare il professore, i sumeri, no, ma io ho fatto gli aztechi, ma gli aztechi non mi sanno. E no, che ieri sera sono tornato molto tardi. Personaggio bellissimo era il professore, abbiamo fatto tantissime collane con lui, ha frequentato tantissimo i nostri uffici ed era amatissimo. Quando è mancato abbiamo pianto tutti, perché era proprio. Abbiamo fatto penso decine di collane con questo che scriveva di notte, dormiva di giorno, ne sbagliava gli aztechi, però poi quando arrivava il testo diceva vabbè, anche 10 minuti è da par suo. Quindi, nel frattempo però la mia esperienza in questo famigerato marketing è andata anche oltre, perché avendo appunto questa formazione classica, mi è stato chiesto, non aveva niente a che fare con la mia struttura, ma appunto ero stata individuata come persona capace di risolvere questo ginepraio, di gestire invece il marketing di prodotto culturale, che vuol dire non più farlo, il prodotto lo fa qualcun altro in
questo caso era il supplemento culturale, la lettura, e io ero semplicemente la parte pura, quindi non c'era più nessuna dinamica editoriale di quelle che si applicano alla filiera del libro, c'era il prodotto e tu lo devi vendere, il prodotto fa qualcun altro e tu lo devi. E sono stata scelta io proprio per una certa sensibilità e capacità di interlocuzione con questi terribili giornalisti culturali che facevano un po' paura a tutti, essendo, come dire, sicuramente, come dire, percepiti quantomeno come la parte nobile del giornale, quella anche più fredda, cioè meno immersa nella quotidianità della cronaca, degli esteri, eccetera, eccetera. Molti, devo dire, con percorsi culturali nobilissimi, di persone assolutamente, potreste essere anche giornalista culturale, si può fare, ve lo spiegherà benissimo Roberto Andreotti, che ha fatto questo percorso. Io non producevo nessun contenuto per la redazione, però mi occupavo di tutti gli aspetti di relazione con il resto del mondo, perché che voleva dire? Relazione con la pubblicità, quindi con tutte le case editrici che investono. Che sembra una cosa banale, ma non è banale, perché le case editrici hanno le loro dinamiche e hanno le loro specificità, devi sapere che cosa dire. E se non sai cos'è un libro, non sei neanche capace di parlare con un investitore pubblicitario. Questo è il punto. Infatti prima le figure, diciamo, più legate al marketing puro, che magari avevano più idee, come dire, un po' più commerciali delle mie, però non era mai stato un rapporto tanto semplice con la redazione e né tanto fruttuoso con gli interlocutori. Se parli con un festival per fare un accordo di visibilità o di scambio di contenuti, devi sapere quali sono i contenuti che puoi scambiare, devi sapere ciascun redattore, ciascun giornalista, quali sono le sue caratteristiche, le sue specificità. Anche per mettere in dialogo le parti devi sapere bene di che cosa stai parlando. Quindi tutto si riconduceva all'oggetto libro. L'ho fatto per 3 anni, poi ho pensato che però per me era troppo lontano dal contenuto, era ancora troppo, io lo volevo fare, non volevo semplicemente venderlo. Quindi questa mia esplorazione nei confini, diciamo, del marketing non è stata soddisfacente dal punto di vista personale, anche se è stata molto formativa, perché quando sono ritornata nella posizione in cui ero, diciamo, si sono affiancate le due cose, ma diciamo con tutti e due i piedi, ho pensato che sapevo molte più cose di prima e che quindi ogni passaggio che stavo facendo, paradossalmente, anche quando mi allontanava, mi riportava sempre più vicino a quello che intendevo fare e che non, di fatto non era semplicemente contemplarlo con l'estasi che si dice sempre, di studiare i classici è importante perché poi questa cosa deve entrare nella vita tua, vostra e delle persone a cui voi vi rivolgete, a cui va il vostro prodotto di lavoro, in questo senso è la loro importanza. Quindi ho sempre trovato che questo atteggiamento appunto retorico andasse poco, che è giustissimo perché è importante, meglio averli letti di non averli letti, però non si deve fermare qui la questione, non è una questione di fare una conversazione colta o di addormentarsi la sera, quello è un patrimonio, un'eredità che va inverata, come dice Claudio Magris, va infilata nella polvere del reale. E il giornale in questo senso è un mondo bellissimo, perché non c'è niente, il giornale tu lo crei con tanto amore, lo vendi con tanto amore, finisce in cartare il pesce, cioè, poi genera forze, genera energie che poi si traducono in prodotti, sono spesso percorsi molto lunghi, e sono, però la gestazione è molto molto quotidiana, soprattutto per un giornale come il Corriere della Sera. E quindi sono ritornata, diciamo, indietro in questo territorio librario e ho cominciato a fare un altro lavoro, ecco, questo molto più tradizionale. Allora a quel punto ero pronta, e sembrava un po' Giochi senza frontiere, no? Ero pronta per affrontare il mercato librario puro. Allora, perché dentro al Corriere della Sera c'è anche, come vi ho detto, una casa editrice che si chiama Solferino. E anche lì è stato interessante, perché quando è nata
io avevo sempre fatto di fatto saggistica, quindi testi in nero, e di carattere non mi ero mai occupata di narrativa, perché occupandomi dell'archivio Corriere della Sera non era proprio congruente. E diciamo, per una certa genetica della casa editrice si faceva saggistica giornalistica, quindi molto legata all'attualità, molto legata al tema del momento, il personaggio, un'espansione conoscitiva del giornale, che andava anche un pochino a lenire il problema che, essendo tutto prodotto molto volatile, si sentiva il bisogno di consegnare qualcosa a uno strumento più approfondito di quello che potesse essere il giornale, come dire, di giornata, no? Facendo convergere ricerche, esperienze, biografie di persone che lavorano con Corriere della Sera. Però rimane l'impronta giornalistica, il giornalista non pensa all'eternità, pensa al buco che deve prendere, in questo fa bene il suo lavoro. E quindi anche i libri avevano questo imprinting, molto si dice saggistica di intervento. Quindi. E io, a me quella cosa non mi piace, cioè io non riesco a, come dire, a gestire quel tipo di libro là. Forse perché sono abituata ad andare molto più nel profondo, questo è un tema di studi, no? E allora ho detto no, io adesso voglio fare la narrativa, mi manca questo pezzo, e quindi doppio salto mortale, no quella italiana, perché già questa, cioè, no, quella straniera. E lì un altro pianeta, perché lì il libro anche lì c'è già, qualcuno l'ha fatto da un altro capo del mondo, e tu devi sceglierlo, tradurlo e confezionarlo, intendendosi per confezionare tutto l'apparato che va dalla copertina alla campagna stampa a tutto, e questo vuol dire che hai risposto alle domande fondamentali, cioè chi è il tuo lettore, chi vuoi incrociare, prima di tutto se ti sembra bello naturalmente, se ti sembra che possa incrociare quella famosa cosa misteriosa che si chiama il mercato. Il mercato è una specie di, cioè come andare un po' dal mago Silva, nel senso, io dico sempre se lo sapessi non sarei qui, sarei un miliardario, non lo so, però il mercato va studiato, e il mercato è fatto di relazioni, è fatto di associazioni, e mi spingo a dire che studiare il mercato richiede un'attitudine filologica, perché hai, come dire, tutta una serie di linee che devi analizzare, che ti devono portare a delle conclusioni, e ad avere a che fare con questo processo proprio mentale, adesso parlo di metodo, non parlo più di contenuti, ti aiuta tantissimo a mettere in relazione le cose. Sei abituato a farlo da quando la tua mente è morbida per acquisire questa, è come farla spaccata, se hai imparato a farla a 8 anni studiando danza, adesso se la faccio io rimango qua, mi chiudete dentro, chiamate l'ambulanza, quindi è così. Quindi e quindi anche studiare il mercato è interessantissimo, perché vuol dire leggere giornali stranieri, non più sempre il Corriere della Sera, cosa è successo a Milano, a Roma, e quindi studiare anche quel giornalismo doveva, okay. Vuol dire frequentare le lingue moderne, ecco, questo è un consiglio, più lingue sapete, quella è una cosa che, di cui secondo me ormai non si può più fare a meno. E significa pensare, ragionare in termini latamente culturali, cioè perché un libro che in America nel successo ha venduto 4 milioni e mezzo di copie, in Italia ne ha vendute scarse 20.000. Commisuriamo anche i mercati, ma non c'è proporzione, anche perché in Germania ne ha venduti 10 milioni, cioè scusate, 1 milione. Quindi significa studiare la tua cultura in relazione alle tue, le abitudini di lettura del pubblico, studiare dove va la gente, anche banalmente quali sono le sale dei festival o i festival più, come dire, più frequentati, incrociare quelle che si chiamano adesso tendenze di mercato, che è un lavoro, nonostante sembri molto numerico, non è numerico, è proprio una specie di, trasforma una ruspice, cioè guardi un po' come funziona e trae delle conclusioni che però non sono in nessun caso quantificabili in senso stretto, o si possono quantificare, secondo me non serve a molto, è più intuito. Infatti quando si parla di grandi editori sentirete sempre parlare di intuito, nessuno tirerà fuori una tabella Excel.
E quindi questo era un nuovo metodo aggiunto a queste passioni, a questi studi e a questa evoluzione. Una particolarità, però questo credo che sia un caso veramente più unico che raro, tutti questi lavori io li ho fatti alla stessa scrivania spostandomi 10 metri. Cioè dentro la mia azienda esistono queste anime, tutte quante, io le ho attraversate, diciamo, per questo vi ho annoiato con questa testimonianza biografica, ma è una proprio, secondo me, un viaggio nei mestieri, non soltanto un mestiere. E anche sul perché o i motivi per cui uno può essere più attagliato alla vostra personalità, ai vostri gusti o anche al momento storico della vostra vita, perché poi ci sono anche, io cose che facevo, io ho fatto eventi per 10 anni, ero l'ultima, chiudevo sempre tutte le porte io perché ero l'ultima ad andare via sempre, adesso non tornerei mai più a fare quel lavoro lì, quindi hanno anche a che fare con un attraversamento e le cose che piace fare in un momento possono non convincere più in un altro, però se l'oggetto di questa conversazione è il libro, ciascuna di queste parti e molte altre che ovviamente non sono da me testimoniate e che verranno anche in questo ciclo rappresentate da altri relatori, come dire, obbediscono a questo accumulo di esperienza che è sempre un po' geometrico, non matematico, cioè la vostra mente si aprirà anche nel senso di dire questa cosa non la farò mai. Cioè io non farò mai l'ufficio diritti, no? Parli fiere, parli con tutti, io ho fatto incontri con la prima volta che andavo, il mio primo tavolino a queste fiere, cioè questo tavolino lì c'era, era uno scozzese, io pensavo di saper parlare inglese, sono andata in bagno a piangere, perché questo parlava un inglese di cui io non capivo niente. Io ero lì e dovevo decidere se quanti soldi dovevo mettere su questo titolo di cui non avevo capito nulla. Ed ero lì, dicendo, non è stato a causa di questa brutta esperienza, perché ne ho fatte altre molto migliori, dopo che ho capito che gli scozzesi non parlavano l'inglese, no, quello non era l'inglese che parla il resto del mondo, e quindi non era proprio colpa mia, e dopo un po' capito come funzionava. Quindi, però non farò l'ufficio diritti, non mi infilerò nelle clausole, nei cavilli dei diritti secondari, primari, quelli per le fiction, per le non fiction, i film, perché è una cosa troppo che ha a che fare col diritto per me, troppo, ecco, lì c'è poco spazio all'immaginazione, ecco. Però diciamo c'è gente che fa questo mestiere contentissima di farlo, quindi attraversare tutte le, come dire, gli aspetti, lo spettro di mestieri che si possono collegare in qualche maniera all'oggetto libro, che riguardano sia la sua fattura, sia la sua diffusione, sia la sua promozione, quindi lì è tutto il mondo digitale, si ha aperto professionalità incredibili. E io, che sono fondamentalmente molto diverse da quelle tradizionali, ma poi, questo è il mio personale parere, un altro mestiere che non farò mai è l'ufficio stampa, ma un social media manager poi alla fine cosa maneggia? Un contenuto, se quel contenuto non lo sa produrre, fa poca differenza che sia un comunicato stampa tradizionale oppure un post su Facebook o su Instagram. Perché qualsiasi, è quello che vi dicevo all'inizio, nasce sempre dall'idea e dalla vostra capacità di avere idee fondate e competenti di se stesse, coscienti di se stesse, perché è chiaro che l'idea improvvisa, l'intuizione nasce, poi però si deve germogliare un'idea più rotonda, che porti in sé altre idee congruenti, più ne saprete dei vari pezzetti e più la vostra idea andrà subito all'obiettivo e per la percentuale di dispersione, ecco, di energie si riduce. Quindi bene, io vi ho tagliato troppo a lungo. Vedi, non ho neanche guardato, era la faccia in giù. Quindi un'ultima cosa, questa è, io nella, ho sempre pensato di essere stata fortunata,
non soltanto perché appunto ho lavorato subito, ma perché ho avuto dei maestri incredibili. Allora, c'è Canfora, e vabbè, questo lo sappiamo, lo sapete tutti, ma i miei professori della scuola superiore, che sono stati i primi a farmi sentire molto libera in queste mie attitudini, passioni. E devo dire, io su tanti argomenti ancora ricordo le lezioni come ancora bussola per me. Però ci sono stati anche dei maestri virtuali, ecco, diciamo, delle persone di fantasia che io ho incontrato e che mi hanno sempre un po' guidato, un po' delle stelle polari. Il mio eroe in assoluto e campione, che quando ho letto quel libro là ho pensato è lui, l'ispirazione, è il revisore Raimundo Silva della storia dell'assedio di Lisbona di Saramago, perché quel libro lì, di questo correttore di bozze che con un non cambia la storia di questo assedio, perché i crociati non aiutano più il re portoghese come era nella vicenda, no? E tutta la vicenda che ne consegue, io penso di aver letto quel libro proprio ogni tanto, un po' come il libro da comodino, come si dice, si fa sempre nelle interviste queste domande, ora non me l'avete fatta, me la sono fatta da sola. Quale libro quale porteresti sull'isola deserta? Per me no, quello è un manifesto, non è neanche il libro da comodino, perché secondo me testimonia due o tre cose molto importanti che hanno a che fare con quello di cui stiamo parlando qui. La prima è che un correttore di bozze, ok, può cambiare la sorte di un libro, e con un libro della scrittura di quella storia. Quindi è un, come dire, una specie di visione di questa figura che testimonia come tutte gli anelli di questa catena alimentare che si struttura intorno al libro abbiano un loro ruolo non marginale ma fondamentale nella, quindi, ed è uno spaccato di mondo dell'editoria molto interessante. E questa, diciamo, è la parte meno interessante del messaggio, anche se è una passione per i correttori di bozze, quando c'è uno bravo proprio, perché il refuso per noi è una specie di diavolo che mette la coda ovunque. Poi ci sono quelli che per un refuso buttano via dalle finestre, io non sono così radicale, però mi danno fastidio. E quindi il fatto che abbia avuto, che sia stato incarnato in questo personaggio così meraviglioso, letterariamente meraviglioso, mi ha sempre colpito, ecco. Quindi non soltanto il cavaliere ma il correttore di bozze, questa è una cosa un po' di fare. L'ho letto, ero ragazzino quando l'ho letto. E la seconda cosa è che testimonia quanto sia difficile ereditare un testo certo, e questa è la cosa più filologica, che è un omaggio non soltanto al correttore di bozze ma alla mia scienza preferita. Cioè, se noi immaginiamo quanti uomini come Raimundo Silva hanno maneggiato un Virgilio, per dirne uno, che e quello che ci è arrivato è frutto non soltanto di errori umani o di catastrofi naturali o di processi materiali di selezione, ma è frutto di atti di indisciplina, è frutto di distrazioni, è frutto di anche di volontà, di intenzioni che noi non siamo più in grado di ricostruire. E quindi quando noi leggiamo un testo, leggiamo anche la storia degli uomini che l'hanno portato fino a noi, e questo è il messaggio bellissimo. E l'altra cosa che ho imparato è che quel non c'è tutto il processo di immaginazione romanzesca, cioè sul fatto che non esista una realtà oggettiva di un testo, e che da questa possa, come una specie di esplosione al quadrato, nascere un'altra storia completamente diversa che appare in dignità, e questa nel territorio dell'immaginazione. Io queste cose le trovo tutte, sono state un po', ecco, per citare il mio Virgilio, accanto a Canfora naturalmente. Io con questo credo di avere finito. Se qualche cosa non è chiaro, avete curiosità, domande, tranquillamente, liberamente, e sono qui.
molte delle sue parole mi sono sentita a casa, devo dire che avere un comune maestro pesa anche a distanza di 20 anni, pesa nel senso migliore. E ci sono molte cose che mi sono piaciute, mi hanno colpito, che hanno ricordato o riportata a suggestioni, ossessioni che riconosco come mie e con le quali tra l'altro credo di avere anche afflitto studenti di anni, annate successive. Però io prima di tutto, a me sembra che Margherita vi abbia fatto una rassegna in realtà vastissima di mestieri, questo lo diceva lei giustamente, sono tanti mestieri e non è uno solo, e quindi io credo che abbiate curiosità, dubbi, domande, quindi io lascerei prima di tutto a voi la possibilità di parlare, poi magari facciamo qualche ulteriore riflessione, però mi piacerebbe molto che foste voi a interloquire con lei prima di tutto. Prego. Lorenzo, prego. Sì, ha parlato appunto di quella collana, prima collana che ha curato sui classici, sì, associata al giornale. Ecco, mi chiedevo quindi quali chiavi ha provato per comunicare i classici a un grande pubblico, a un pubblico non specialistico, quali chiavi ha provato? Ecco, lì ero molto ingenuo ancora, soprattutto sugli aspetti proprio un po' pubblicitari, quindi ero anche un po' influenzata da questa legge che vige lì, che mi fa ridere. All'inizio è sembrato che sei straniero, quindi fate i conti, siate benevoli, perché ero proprio alle prime armi, ma era la solita frase di Carlo Levi, il futuro ancora antico. E quindi era questa la, come dire, la formula che avevamo trovato. Le edizioni appunto erano quelle pur, non avevamo tutto sommato, secondo me si erano fatte anche delle scelte poco coraggiose sui titoli, quindi si era appunto andati sui classici un po' di, soprattutto di filosofia morale, che potessero essere letti anche un po' come breviario, ecco. Però io ho una fierezza, perché sono su quella cosa lì, e ce l'ho lì, sempre vicino a Saramacco, perché sono riuscita a convincere la produzione a stampare La guerra del Propone su un unico volume, perché non, per varie ragioni non potevamo dividerlo, quindi ho mandato in edicola a 8,90 euro, 1500 pagine di Tucidide. Quando il volume, tutto questo in un fare un po' clandestino, dicendo vabbè, tanto siamo in fine di collana, perché il primo titolo naturalmente poi arriva verso la fine, eccetera. O la gente era anche comprata. Reggiporta, non lo so, però per me, anche perché per me era quasi impossibile pensare che con quel tipo di confezione, una confezione da tascabile, quindi una copertina molto, flap molto leggere, il dorso non è cucito, quindi sono, come dire, anche oggetti materiali concepiti come tascabili, quindi non è che la tenuta sia un granché, per di più stanno esposti nelle edicole spesso al vento, all'aria, quindi fanno molto più i conti con una deperibilità del prodotto. Però il mio l'ho visto che ha letto abbastanza e ho capito come funziona il meccanismo, e sono riuscita a fare questo esperimento e il volume non si è squadernato, diciamo. E quindi ero molto fiera di questo fatto, perché tutti mi dicevano no vabbè, ma non tu ci dite tanto chi lo legge, eccetera eccetera, facciamone un pezzo, i primi dicono ma come pezzo? Cioè, già fatto a fette, mi fa, come si dice al marketing, fatto a fette, no, lo facciamo a fette, no, ma solo i primi due, no, i primi anche con Erodoto, piuttosto diciamo troviamo altre soluzioni, per esempio facciamolo tutto insieme, che così sta tutto bello compatto. Alla fine si sono fidati, però ero molto, cioè adesso, ecco, questa è una di quelle cose in cui penso, adesso con questi strumenti la rifacessi, sarei più, soprattutto nella scelta dei titoli, più
un pochino anche più distintiva, perché alla fine quel simposio di Platone ha anche tanto il collane anche di filosofia, che poi c'entrano dentro Heidegger. Ecco, fare questo tipo di editoria ti porta ad avere a che fare con questo genere di argomento, cioè di trovare un concetto, è una domanda molto interessante, un concetto che possa tenere insieme cose diverse e collanizzazioni che sono anche spesso lunghissime. Noi spesso la chiave, un'altra collana di antichistica che abbiamo fatto era appunto La vita degli antichi, si chiamava, questo invece è un titolo di collana molto bello, che teneva insieme saggistica di ambito classico e carattere divulgativo generale, ma era tenuta insieme dalla personalità di Eva Cantarella, che quindi aveva curato insieme a un'allieva le scelte e rappresentato la collana, un altro modo con cui tu puoi come dire, la puoi diffondere contando sull'autorevolezza e sulla popolarità, quindi ci devono essere questi due caratteristiche insieme, e veicoli più rapidamente, in maniera un pochino più incisiva, il messaggio. Io vi faccio un altro esempio che a me personalmente continua a sconvolgere, lo raccontavo anche a Margherita. Franco Gardini ha fatto con noi una collana dedicata al Medioevo, forse l'avete vista. La mia collega che lavora lì è filosofa, però ha studiato, ha fatto un qualche esame con me ed era rimasta molto legata, molto in contatto, e quindi lui ha accettato di curare questa collana. E abbiamo pubblicato 40 volumi, alcuni dei quali di diritto medievale, quindi andava molto molto più sullo specialistico rispetto alla vita degli antichi, anche perché anche il Medioevo è sempre meno seduttivo da come... Alcuni libri li abbiamo dovuti riprendere in OCR, in riproduzione ottica, perché non esistevano neanche i PDF di stampa, tanto erano vecchi. Abbiamo venduto una media di 10.000 copie a volume. Se voi calcolate che erano libri spariti, che è una saggistica normale quando va in libreria, se adesso con i numeri che ci sono adesso ne vende 2.000 in 3-4 mesi, e noi abbiamo venduto Cantorovitz 15.000 copie, insomma ti fa pensare che forse quando l'idea è giusta, quando la qualità è garantita e quando trovi il modo di arrivare al pubblico, sono operazioni che hanno, mi viene da dire, successo da ogni punto di vista, ecco, non soltanto commerciale, e successo commerciale è fondamentale perché su quello poi tu puoi costruire, cioè dopo Medioevo fermo Rinascimento con la stessa struttura, perché a quel punto hai la fiducia del pubblico e la fiducia dell'azienda, che naturalmente non è che proprio è interessatissima alle tue passioni, se non quando ricadono produttivamente su un conto economico, e sì, ci sono eccezioni, però insomma questo non ve lo voglio magnificare, ecco, diciamo, non voglio mentire su questo punto. E devi trovare l'accrocchio, questo ginnastico, questo esercizio mentale è molto produttivo, perché poi ti insegna come ci sono delle cose che invece ti sembrano buone e sono dei piccoli ciechi. Abbiamo affidato una collana di storia del Novecento a Scurati, quindi curate la scelta di titoli eccetera, che non è andata bene perché lui non ha la popolarità ma non ha l'autorevolezza. E per di più le scelte dei titoli, che erano tra saggistica e narrativa, alla fine secondo me non si capiva niente, cioè devi avere un concetto compatto che riesci, che può essere i pilastri della civiltà, diciamo, ecco, quello normale, ma si possono trovare altri, oppure che ti, come dire, che ti permette di comunicare rapidamente attraverso il giornale un messaggio che poi da produrre quando sia davanti
Certo. Allora, dunque, prima di tutto esiste un piccolo storico, diciamo, di iniziative. Il mercato dei collaterali è un mercato giovanissimo, quindi le professioni dell'editoria si ampliano col tempo, appunto. Questo è un mercato che risale dagli anni 2000. Forse la ricordate, il caposaldo è l'atto ufficiale, quando un giorno si scriverà questa storia, io sarò da tempo defunta, è la Biblioteca di Repubblica, che forse avete in tutte le biblioteche. Noi dopo avevamo fatto, loro avevano fatto quella che era la prima, noi avevamo fatto un'enciclopedia della salute con lo IEO, mi ricordo, il Veronese, insomma quel gruppo di lavoro lì, che era stata una cosa impressionante a livello di ricaduta, diciamo, nel pubblico, mi pare 14 milioni di copie, una cosa... Scusami, 14 milioni di euro, scusami, di margine. Quindi, adesso sicuramente voi non avete confidenza con i numeri, però l'editoria è proprio un'industria di piccoli piccoli numeri, quindi questa cosa qua l'ha fatto. Infatti più volte ci abbiamo ragionato, ma adesso non è più tempo di fare il ciclo della salute di carta, oltre al fatto che c'è stato il Covid che ha sconfuzionato. Quindi esiste uno storico, quindi, per tornare alla tua domanda. E in più esiste quello che fa la concorrenza, quindi quello che sbaglia, che va sempre studiato. E in più la cosa che in genere si studia un po' sono le classifiche dei libri in libreria, perché quelle individuano più o meno le famose tendenze di mercato, quindi tu ti devi posizionare in questa cosa. In più c'è una cosa molto più sottile, che è il tuo ideal tipo di lettore, cioè tu ti immagini chi può avere il Corriere della Sera in mano, ecco, la sua età, la sua direi collocazione, più nel nostro caso sicuramente più sociale che politica, perché il nostro è un giornale, diciamo, non connotato politicamente come altri, e più o meno le sue passioni. Per esempio, una delle cose che io ho imparato è che i lettori del Corriere della Sera sono affezionatissimi al passato del loro giornale, quindi hanno una serie di miti, di feticci, chiamiamoli così. Quindi se tu gli parli di Barzini sono felici, se tu gli parli di Buzzati lo adorano, se tu gli dai un Montanelli se lo comprano anche se hanno tre copie dello stesso libro precedente. Quindi ci sono, la storia d'Italia di Montanelli, io mi chiedo ancora chi non abbia in casa quel libro, quindi chi sono quei 10.000 a cui l'abbiamo venduta l'ultima volta, perché io tutte le volte che vado in casa di uno che mi dice io leggo il Corriere della Sera, prima o poi in qualche angolo mi spunta il faccione. Quindi diciamo ci sono sicuramente dei filoni di, come dire, poi nel piano, quando strutturiamo il piano editoriale c'è anche un modo per coprire vari interessi, quindi c'è la filosofia che è una passione per i nostri lettori, la storia sicuramente, facciamo più fatica sulla narrativa perché per esempio i lettori di Repubblica sono sicuramente più lettori, diciamo, di noi. Ciò non toglie che alcune collane di narrativa siano andate benissimo. Per esempio, questo è un esempio che mi piace farvi, così, il Giappone. Quindi da Murakami fino a tutta la letteratura giapponese. Abbiamo messo insieme una collana che partiva dai grandi titoli enauti, arrivava a titoli di editori minuscoli che fanno autori giapponesi da tantissimi anni, tenendo insieme economie piccolissime che quando li abbiamo chiamati ci sono saltati in braccio, dire ma come fai tu a sapere delle sentenze di Ishiguro Kawazuki, cioè io non riesco, non me ne sono occupata, ma non riesco neanche a distinguere più i nomi anche dopo averli letti, non so, un problema sul Giappone io, nonostante abbia una passione per Murakami. E quindi quello per esempio è stata una scommessa, in
quel caso si va, si dice, in allargamento, cioè tu provi a conquistare lettori, in quel caso avevano di media, secondo le indagini di mercato, una quindicina d'anni in meno del nostro lettore dei classici del Simposio e Seneca, ecco, diciamo. Quindi, e fai tentativi su mercati differenti, alcuni mercati sono morti definitivamente, tipo i mercati dei DVD, i mercati delle... è un po' risolto il vinile, perché noi nel nostro gruppo abbiamo anche, siamo multi supporto, quindi non sono soltanto libri, io non mi occupo di DVD se non di classica quando capita, ma diciamo sono tutte cose che col digitale sono finite, si riesce a fare qualche operazione ancora su, di carattere più nostalgico sul vinile, anche lì molto orientato al nostro lettore, quindi il nostro lettore si è comprato De André come se fosse... Però anche lì si nascondono delle insidie, questa è una curiosità, quando abbiamo capito che il vinile era ancora, diciamo, una cosa, magari ci sono degli appassionati, ma abbiamo visto che era una tendenza di mercato, abbiamo detto perfetto, facciamo anche noi, quindi una grande accordo con la Sony, la Warner, tutti i vari cose. Poi abbiamo scoperto che le macchine che producono vinili non sono in grado di produrre alle nostre tirature. Quindi il primo volume di De André c'era un vinile su quattro che non funzionava, perché noi per andare in edicola abbiamo bisogno di fare quella che si chiama tiratura al buio, nel senso che tu speri di vendere, diciamo, 10.000 copie e hai bisogno di tirare almeno 40.000, perché devi essere in tutte le edicole, che sono quasi 30.000 e possibilmente più, con più di una copia almeno in quelle cosiddette altovendenti, quindi che sono più strutturate, più fornite, che hanno edicolanti più bravi, perché quello è anche una, come i librai, è la stessissima cosa. L'edicolante è ancora peggio, perché almeno il librai il libro ce l'ha per un po' di tempo, quello dopo una settimana sparisce, non sa neanche che corso. Siamo in 500 che vendiamo cose, dalle carte Pokémon fino ai secchiali e le palette sulla spiaggia, per tramite le edicole, quindi loro sono veramente anche in difficoltà. Però con quella tiratura lì il vinile va male. Quindi fino a che non abbiamo settato il processo è stato un po' complicato, abbiamo ricevuto tante giuste, come dire, rimostranze del lettore, perché il vinile non è che costa poco, quindi se lo vendi deve funzionare. E infatti li abbiamo fatti tutti riprodurre, rifare, abbiamo capito come funzionava, anche la filiera di produzione si è adattata un po' all'alta tiratura richiesta dalla edicola. Cioè, voi calcolate che più o meno all'anno noi produciamo 7-8 milioni di pezzi, diciamo, tra collane, oggetti, le figurine del gufalo, perché poi c'è tutta la parte bambini, insomma, e alla fine siamo 8, quindi diciamo è un grande, è il nostro ufficio tecnico è formato da 3 persone, quindi c'è un grande traffico, ecco, di cose, di oggetti. Perché è un mercato ad alta dispersione che non capitalizza nulla. Per esempio, la cosa interessante quando passi dall'edicola alla libreria come mentalità è che la cosa la devi pensare per il futuro, cioè un libro ti deve rimanere. Cioè le case editrici non sono fondate sul grande successo dell'ultimo libro di Sally Rooney. Sono fondate sul fatto, cioè l'Enaudi è fondata sul catalogo di libri che compreremo fino all'eternità e la loro voce di, come dire, di bilancio maggiore, e quindi il libro deve essere pensato quando pensi alla, diciamo, alla libreria per reggere molto del tempo, a meno che non sia appunto quella saggistica di intervento. Non mi diverte fare, questo è puro gusto personale, un mestiere nobilissimo, quindi non è quello. Però sempre pensate grande catalogo storico, la terza, cioè per dire un editore che ha fatto questo investimento, quindi tu pensi anche che farai libri che avranno niente promozione, magari di autori rispetto a
rapidissimi, che non avranno mai grande mercato, ma che fra 10 anni non avranno perso niente della loro validità. Io alcuni li conosco bene questi cataloghi, perché alcuni li mando in edicola come libri singoli. Quando l'anniversario, la circostanza lo permette, oppure mi sembrano operazioni giuste. Per esempio, per il bicentenario di Napoleone, non avendo voglia di proporre un'ennesima biografia di Napoleone, ho ripubblicato con un'intervista all'autore, quindi con un aggiornamento, una nuova edizione del N di Ferrero, che è un libro bellissimo, un libro veramente bellissimo, quindi affrontando questo anniversario non dal punto di vista storico, ma dal punto di vista più quella che adesso va tanto di moda, per la narrativa non fiction, perché insomma una via di mezzo tra la saggistica e, in quel caso, c'era anche la memorialistica, insomma, però è un libro molto bello, come ho detto. E l'edicola, l'autore era contentissimo, e tutta l'operazione, c'era un grande Napoleone a cavallo che diceva appunto sopra il libro, quindi facendo come dire un po' il punto sul dibattito storiografico, cioè se fosse veramente un errore. Ti dirò che quest'ultima cosa che hai detto mi colpisce, perché c'è anche nel mio pubblico, che appunto è che il giornalista non pensa all'eternità. E un altro momento hai parlato della volatilità dei libri associati al quotidiano, mentre c'è appunto libri che però fatturano di più dei libri che vanno in libreria. Ora stiamo parlando appunto dei cataloghi delle case editrici, ci sono anche librerie che fanno questo tipo di scelta. Per via La Tolenta a Venezia è una libreria che sceglie di tenere solo il centro catalogo e ha sostanzialmente, non ha mai avuto le novità, ne ha pochissime. E quindi riflettevo sul fatto che questi due poli tra tempo breve e lunga durata, non so come dire, forse sono tornati molte volte nella conversazione di oggi, e mi chiedo se tra le molte cose che tu hai detto, una per esempio mi ha colpita tantissimo, quando hai detto che studiare il mercato richiede attenzione filologica, che è una cosa nella quale io credo profondamente, cioè che la filologia in fondo è una forma di visione del mondo. E però ecco, tra le varie cose che hai detto, mi ha molto colpita la polarità del tempo lungo e tempo breve che trattava tante volte, e mi chiedo se forse esercitarsi, cioè un tirocinio su testi come i testi antichi, quindi esercitarsi alla lunghissima durata, per cui per me una cosa accaduta alla fine dell'Ottocento è veramente ieri, io mi chiedo se non possa poi molto aiutare nel distinguere tra l'effimero e invece l'imperituro, che non è una cosa secondaria, certo, quando si lavora sui libri. Ecco, questa è, notavo che un tema che è tornato spesso nella tua riflessione e ora tornava nella risposta a Benedetta. Perché io lo chiamo un po' lo spirito da classifica. Allora, noi siamo schiavi delle classifiche, cioè queste classifiche che ci arrivano in anticipo e determinano l'umore, diciamo, nonché l'andamento del fine settimana, nonché vari atti di terrore esercitati sui poli. Quindi la classifica dice veramente tanto poco, ma proprio tanto poco sullo stato di salute, ma anche economica, non solo ideale. Perché allora, prima di tutto, sfatiamo i limiti. Allora, il libro che va in classifica, diciamo, quello dato numerico, non ci dice di fatto niente della sua qualità, quindi non è affatto detto che sia un libro brutto. Diciamo, non è che siccome è in classifica prima di tutto è carta straccia. Io sono una lettrice appassionatissima di Ken Follett. Ken Follett va in classifica regolarmente ed è una canforama. Okay, appunto, è una lettura, cioè, che quando io dico questo l'ho letto, quindi lui pensarlo tra la guerra del Peloponneso e la caduta dei giganti, insomma. Però io ho capito che, diciamo, come dire, questo è un primo argomento. Il pensare al tempo lungo e al tempo breve, ecco, c'è un punto tra questi due estremi. Questa è una cosa magari meno pratica che vi dico, ma un po' più ideale, ed è un po' l'aspetto della memoria, del sedimento che si crea in un'azienda. Io ho parlato solo tangenzialmente della lettura, ma la lettura di fatto, che io ritengo, e questo lo dico onestamente, quindi al di là assolutamente del ruolo che ho rivestito
ma un prodotto eccellente da tantissimi punti. È un esempio, secondo me, di successo, diciamo. E col successo intendo entrambe le anime, quindi nel modo in cui l'ho usato prima, non soltanto successo commerciale, ma anche successo in senso felicità completa dell'operazione. La lettura in realtà nasce nello spirito di una lettura che era nata nel 1901, che non è un'eternità fa, però sono 120 anni, quindi, che è stato un'esplorazione in un territorio molto, come dire, scivoloso della rivista che stava a metà tra letterario e popolare, tanto che il direttore della lettura, che era un commediografo, Giacosa, Giuseppe Giacosa, commediografo allora in auge, cioè lui scriveva per Sara Bernard, internazionale, quindi insomma non è che aveva preso un giornalistucolo da rettivistino. E diceva in questo fondo introduttivo, diceva che dobbiamo pensare a un prodotto, quindi già c'era molto viva l'idea di prodotto culturale, che sia per un pubblico avido di letture ma digiuno di lettere. E se pensate all'analfabetismo che c'era allora, 1901, questi signori di questo manipolo non soltanto hanno fatto hanno raccontato questa storia di grandi ispirazioni che poi ha avuto ricadute un milione di copie, non è mica da ridere nei periodi migliori. Quindi sulla lettura, oltre a scrivere i più grandi giornalisti dell'epoca, hanno pubblicato le prime edizioni Pirandello, Grazia Deledda e altri che devo studiare meglio perché adesso me ne devo occupare, però questi sono quelli che ho incrociato, nonché lanci congiunti di poesie di liriche di Pascoli, cioè questa cosa qua che nasceva come allegato ad un giornale che a quel tempo era persino lombardo, diciamo, non era più ampia di così la diffusione del Corriere della Sera, diciamo, prima dell'arrivo degli Albertini, della grande famiglia che lo rilanciò. È durata 45 anni, chiusa dal Minculpop, è tentato più volte di risorgere questa famosa lettura, nei 50 anni, adesso è nata nel 2011 la nuova lettura. Tutte operazioni abortite perché non trovavano il centro di contenuto, non trovavano una intenzione aziendale che li sorreggesse, perché quando fai la scommessa però devi puntare il chip, non è che poi ci scommetto però guarda niente qua sul tavolo, cioè devi dare alla persona, devi dare tempo e soprattutto non trovava la costruzione giornalistica buona per andare nel successo in edicola, per interessare. E quando è rinata, l'idea era stata quella iniziale, cioè di mettere un'opera d'arte inedita, perché quelle sono tutte fatte inedite da per la lettura, in copertina, e costruire questa specie di popolarizzazione. Alla fine è questo. E quando io mi sono occupata della lettura, perché ho fatto questo volumone sui 120 anni, mi sono interrogata sul fatto che non esistessero studi, cioè non ci, nell'immensa questione di studi di storia del giornalismo, la lettura è una notizia, ma non un approfondimento. Dice, ma come è possibile? Un milione di copie, la compravano in tanti, prodotto, come dire, dalla modernità sconvolgente, sia grafica sia proprio produttiva di organizzazione del lavoro. Esiste una poveretta che la tesi di laurea ci ha fatto l'indice, quindi di tutti gli articoli e quelli che ci hanno scritto, meno male che esiste perché non è in digitale, quindi per sapere che c'era Pirandello sarei dovuta andare pagina a pagina come ho fatto col Corriere prima che fosse digitalizzato, perché anche questo mi è toccato. Quindi, però, e poi mi sono data la risposta, è perché non entrava in nessuna categoria. Non era né una rivista letteraria di quelle che poi hanno germinato prodotti molto nobili, oggi poco frequentati, però comunque sì. Né la rivista popolare, perché poi dalla lettura poi tutta la generazione che chiuse la lettura poi partecipò alla grande operazione degli anni 50, in cui nacque le grandi rotocanti,
non esisteva, quindi stampa proprio popolare in senso stretto. Quindi lì si andava da Pirandello al Feuilleton, dal pezzo fatto dal grande artista alla curiosità, erano molto interessati agli aspetti di scienza e tecnica, quindi cultura lombarda molto pratica, uomini concreti, però intanto poi c'era il disegnino di moda, la cosa orientata alla signora, la pubblicità, i primi esempi di pubblicità che erano orientate per queste mogli di queste signore al borghesia, naturalmente, perché quindi immaginate il salotto, il pianoforte, il vestito, il cappello, ecco, quindi queste. E comunque primo esempio di vendita diretta di spazi pubblicitari, hanno dovuto inventare tutto. E le aziende, sapete che facevano, intelligenti, siccome avevano i migliori disegnatori in copertina, avevano avuto disegnatori grandissimi, tipo Dudovic, cioè gente che aveva fatto la storia dell'illustrazione cartellonistica, tutta la parte futurista, cioè. E si facevano disegnare le pubblicità che andavano in quarta, quindi tutto il giornale aveva un senso di rivestimento anche graficamente, cromaticamente coerente. È stato un esperimento enorme. Quindi, tornando alla media durata, nell'azienda rimangono forze, anche quando le persone ormai non ci sono più. Io ho lavorato tanto nell'archivio, questo l'ho imparato, e lo sanno anche i lettori, perché poi dopo, quando torni su quella memoria, loro ti rispondono, la sento. E nell'esperimento 2011, che è stato, vi assicuro, la gestazione della lettura contemporanea è stata molto difficile, proprio questi anni, tenere in piedi un supplemento culturale a un'impresa che ha dell'eroico. Io ho partecipato a tutti i passaggi, quindi lo so bene. Riesci a farlo soltanto se trovi quella linea lì, se di equilibrio tra queste parti, ed il modello ispiratore è stata quella lettura. Infatti nella testata hanno voluto rendere chiaro questo riferimento, che era quel modello là di alto, basso, popolare e colto. Infatti, dicevo prima a Margherita, non li offendi mai così tanto come quando gli dici che è un settimanale elitario, perché loro cercano di rendere questo Ovidio un tema a cui, inquadrandolo nella loro cornice del dibattito contemporaneo, un tema che parla alla gente adesso. Devono avere delle firme capaci di farlo. Loro, per esempio, lavorano tanto con l'università, con alcuni professori, specialisti, eccetera. Ci si riesce, con altri è più difficile trovare. Infatti il grande studio con Canfor era stato proprio quello, cioè capire come entrambe le parti riuscissero ad articolare il discorso sulla divulgazione, loro ad accoglierlo e gli accademici a esprimerlo, perché è chiaro che non può essere lo stesso con cui tu scrivi su un ateneo. Prego. Sì, come si tiene insieme, sì. Allora, il bilancio è fatto in questo modo. Allora, noi viaggiamo con un reso medio su ogni tiratura di 75, del 75%, quindi per questo ti dice. Quando fai una collana, adesso dovrei farti vedere un conto economico, ma te lo spiego facilmente, hai una tiratura d'ingresso, chiamiamola così, per cui tu immetti sul mercato delle copie. Non è come la libreria, che le librerie le prenotano, quindi tu hai un'idea sulla base di quanti libri ti prenotano, tu così stampi. In più la libreria tradizionale ha il vantaggio che può ristampare, noi stando in edicola una settimana, massimo un mese non possiamo ristampare. Quindi diciamo che la grande tiratura fa parte dell'investimento che tu fai, quindi più tu tiri, più il libro sarà reperibile, anche calcolando che non avrà tanto tempo per... Man mano il conto, diciamo, noi fa una curva, quindi se tu vendi al lancio 10.000 copie, poi
le altre uscite si fletteranno, è normale, perché non tutti arrivano fino in fondo. Per tanti motivi: A, non gli piace; B, gli interessa quel libro; C, si dimenticano; D, l'ho detto a mio marito, non l'ha trovato, insomma i motivi sono infiniti. E quindi la curva pian piano scende, diciamo, di venduto. Cosa succede? Che quando cominciano ad arrivare i primi dati, tu ti rendi conto di quanto l'hai cannata, cioè, diciamo, ecco. E quindi le altre tirature che dai in sequenza alle prime quattro, che in genere, prima che arrivino dei dati un po' solidi, bisogna aspettare quattro uscite, le dai invece ottimizzate. Cioè, se io alla quinta uscita sto vendendo 5.000 copie, mi basterà tirarne 8, perché ovviamente le edicole riordinano il volume a seconda delle persone che le comprano, quindi è un sistema che si tiene sulla domanda e sull'offerta. E quindi quella grande dispersione di copie che tu hai sulle prime, che ti servono per farti vedere come forma di promozione, lo riassorbi quando la tiratura si avvicina sempre più ad una previsione di venduto, che poi però in quel momento è basata su un dato, non più su una previsione. Non so se sono stata chiara. Quindi è un processo a stagioni? Sì, esatto. Poi anche quando si tirano tante copie, diciamo, si beneficia di economie di scala, quindi spesso, cioè sulle alte tirature, il costo del prodotto è veramente molto piccolo, quindi certe volte devi trovare quel punto di equilibrio tra una tiratura che sia non, come dire, forsennata, è una tiratura che non sia troppo piccola da nuocerti, ecco, nel reperimento. Poi il prodotto si aggiusta e la salute del conto è fatta dalla tenuta, quindi tu magari puoi anche aver venduto 8.000 copie al lancio, 32.000 venduti, ok, bene. Però se quel lancio è venuto bene e ti seguono 6.000 fino in fondo, come rientri in quell'investimento? Diciamo che è implacabile il meccanismo, perché si gioca su un tempo non breve, brevissimo, ecco, e poi finisce. Dopodiché tutte le nostre copie, senza eccezioni, vanno al macero in resa, quindi quelle 32.000, lo so che se uno lo dice a una mentalità ecologica, questa cosa, diciamo, fa male al cuore, ma non c'è alternativa, perché i costi di stoccaggio di questo materiale, che per di più è già stato fuori all'aria aperta nel maggior parte, quindi è molto distrutto, diciamo. Provate a prendere un libro che è stato non in uno scaffale ma al vento, al gelo. Io ho visto libri che erano già gialli mentre erano lì, quindi per esempio noi ogni tanto prendiamo precauzioni, tipo una copertina troppo bianche, qualcuna che ha un disegno più delicato la verniciamo, cioè cerchiamo di... Però è chiaro che su questi grandi numeri non è che si può andare tanto di fino, ecco. Martina, prego, questo assai. Intanto grazie, perché è stata veramente, insomma, una conversazione illuminante. Adesso potrei parlare con un'oretta. Allora, la poesia, dunque, noi abbiamo fatto, io non c'ero ancora, quindi quando intendo noi è un po' noi aziendale, nel senso. Il Corriere della Sera ha fatto una collana di enorme successo che si chiamava La Grande Poesia. Il primo numero di questa collana era Montale, e con introduzione di Giovanni Raboni. In realtà tutta la collana era curata da Raboni, e ogni volume aveva una nuova introduzione, quindi erano di fatto delle nuove edizioni. Non vi dico che casino contrattare quei diritti, una questione proprio, vabbè. L'abbiamo regalata in 1.000.000 di copie, esaurite in un giorno, non si trovava più un Montale in tutta Italia, quindi
La sera abbiamo presentato al piccolo teatro, io allora mi occupavo dell'evento, per questo so tutta questa visione, e c'era una fila che non so se avete presente Milano, ma un serpentone che arrivava dal piccolo teatro alla fine di Via Dante, che tu dici è Montale, e Raboni, non è Damiano David dei Maneskin, quindi, okay. Gente proprio, quindi esiste una passione per la poesia. Gli esperimenti non sono stati, e la collana è andata tutta bene, non sono stati tanto fortunati, però prima di tutto la lettura è l'unico supplemento italiano che dal suo primo numero ha ogni settimana una pagina di poesia, affidata quasi sempre al benemerito Roberto Garrello, quindi pagina che per gli appassionati è un culto. Ha lavorato tantissimo con Crocetti, con Nicola Crocetti, che insomma, e con la sua rivista, prima e dopo che la cedesse a Feltrinelli, perché non ce la faceva proprio lui. Quindi sono temi che ai nostri lettori sono molto cari. Non è, diciamo, la loro prima passione, quindi le operazioni sono tutte... Allora, in redazione tu puoi andare con, se incroci il poeta che a loro piace, ti aprono qualsiasi porta, perché è proprio una grande passione, soprattutto la poesia americana, insomma, sono spesso queste cose sono anche molto legate alla sensibilità degli interlocutori. Comunque io sono molto contenta perché per l'anniversario della morte di Montale ho rifatto quel libro. E con quella bellissima prefazione di Raboni ci ho messo dietro una nota biobibliografica super aggiornata, che è più aggiornata di quella del biografico, quindi le professoresse erano tutte molto contente di poter dare a Montale che avesse anche un senso didattico, che poi è anche, e la cosa divertente è che Raboni non aveva scelto le raccolte più note, aveva scelto non le occasioni e non si diseppia, quindi e questa curvatura particolare, certo questa è la parte più moderna, che ancora più ci parla e più sentiamo più quello che lui legge, poi le sue visioni, la visione di Raboni non è da tutti condivisa, però insomma era una posizione ed è andato molto bene. Nonostante quel milione di copie da qualche parte dovessero stare, più o meno era lo stesso libro, se non fosse per l'apparato. Ecco. E l'apparato l'abbiamo affidato al montalista in carica, diciamo Franco Contorbia, che ha aggiornato la sua nota già aggiornatissima del biografico, mettendo ogni tipo di ultima uscita su qualsiasi pubblicazione specialistica esistente su di lui, anche se era un libro che è vissuto un mese. E la cosa che mi ha fatto molto piacere è che poi dopo lì, ecco, sono piccole soddisfazioni personali, ma non personali per me, ma per la materia. No, cioè, se non avessimo avuto te come interlocutrice, quel volume non saremmo mai riusciti a farlo, perché è chiaro che se non hai quella formazione non la componi quel libro lì, in quel modo lì. Ecco, per questo vi dico, è la non reversibilità di questi due concetti che vi deve dare la forma. Io più o meno come funziona una curva l'ho capito, insomma, e comunque per quello che mi serve per lavorare mi funziona, insomma non mi hanno ancora licenziato. Invece l'inverso, quello non si fa, ecco, e questa sarà, io credo, la forza della vostra professionalità quando andrete sul dannatissimo mercato a cercare il vostro posto, se volete farlo nel mondo del libro, ecco. E questa cosa, vi assicuro, è molto rispettata, molto. Io dico sempre, io ho fatto anche, da questa biografia che io ho fatto, ho escluso le false piste perché non mi interessano, ne ho percorsa qualcuna nel frattempo, ma in tutte le cose che io ho fatto nella vita, il fatto di essermi laureata in quella materia, con quel tipo di studio, con quel tipo di metodo, è stata la credenziale più importante che io ho, con cui ho aperto tutte le porte anche in mondi diversissimi
da quello iniziale, perché per fare un ufficio eventi uno dice pare non seguire, no? E io ho sentito anche molto, questo lo dico personalmente, il rispetto per questa cosa, moltissimo, diciamo, anche da persone che avevano altri tipi di formazione. Sì. Questo è proprio una specie di piccola patente che si ha per andare nel mondo, di avere questo tipo di organizzazione del pensiero e questo senso per i libri. E anche, poi diciamolo tutta alla fine, di averne letti di più degli altri, perché poi questo ha anche, come dire. E questo fa l'intuito di cui tu parlavi, perché a un certo punto tu parlavi di intuito, dicevi conta più l'intuito dell'Excel, mentre parlavi mi chiedevo che cos'è l'intuito, come studiare, più studi, più intuito si affina. Quindi l'intuito non nasce certamente come attitudine, però poi si affina, penso, soprattutto studiando. E diventa poi appunto un'organizzazione di pensiero e un modo di guardare il mondo. Tu a un certo punto hai detto: io non volevo fare ricerche, io volevo guardare il mondo. E però mi sembra, da quello che dici, che tu hai guardato il mondo attraverso questa lente, alla fine. Che, sì, anche perché poi dopo, quando vedi dei casi di successo, allora quella cosa lì la rivisezioni, no? Io cerchi di capire qual è l'alchimia che c'è dietro un bestseller, no? E poi ci sono delle dinamiche, no? C'è un certo titolo di un autore, poi c'è la Joker, quella c'è per tutti, anche per gli scrittori non è che sono. Però, come dire, quell'intuito lo affini, magari leggendo anche tante cose che non leggeresti di tuo. Io mi sono letta i Maledetti Leoni di Sicilia cercando di capire dove fosse il punto, perché tutti mi facevano questa domanda, io ho detto io non lo so, io quel punto non lo trovo. Poi si dice il marketing, la tiratura, tu ci crei, tu lo crei anche un pochino, un fenomeno, il libro non era brutto, però secondo me neanche, parere mio, nel senso, giustificabile quella. Io credo che siamo ormai quasi un milione di copie. E anche là, poi quelli generano tutti gli epigoni, dopo poi escono le tigri del Friuli, cioè se vedete dopo ci sono i fenomeni di sciame, no? Che normalmente non producono molto. Però io lì penso che questi sono fenomeni che sicuramente in una casa editrice sana poi consentono di fare scommesse su altre cose, quindi bisogna vedere anche la positività poi distributiva di queste, magari fare un libro buono che però non ha così tanto, un po' difficile, con i famosi temi respingenti, perché ci sono dei temi giudicati respingenti, oppure delle forme linguistiche più complesse, poi si pensa sempre tanto al pubblico femminile, spesso danno l'idea anche di pubblico femminile che secondo me non corrisponde più a quella. Quindi è un mercato che va sempre, una percezione del mercato che va sempre aggiornata ai tempi. È molto scivoloso perché è molto cangiante, molto veloce, e bisogna appunto, invece di stare dietro, cercare di stare avanti. Io penso che alla fine della fiera, ma questa è la mia idea personale, il tempo riequilibra tutto, e il tempo, se non fa giustizia, però fa emergere almeno la verità, quindi certe sono bolle e diciamo non finiranno nelle storie letterarie di Sapiens che verranno dopo il mio, io penso. Mentre quando c'è la sostanza è un giacimento che in casa editrice tu hai, e che è come i famosi Buzzati. Io sono rimasta sempre scioccata pensando alla un autore che non mi è mai piaciuto come narratore, non è per niente nelle mie corde, l'ho letto, bisognava leggere il deserto dei Tartari, ok, io che leggevo tutto il deserto dei Tartari, non mi era piaciuto. Dico questa cosa fuori di qui perché al Corriere della Sera se la dico non mi si disattiva il peggio, capito? Quindi qui che sono fuori, quando so dire, però gli articoli sono meravigliosi. Cioè lui ti fa una foto, la vedi le persone, vedi le sono così, questa prosa così secca, così, e scriveva di tutto,
Quindi è quella cosa lì, a Corriere della Sera, è rimasta. Cioè, è rimasta la traduzione, è rimasta la scuola, mai uguagliata, però c'è come tensione, come diciamo, ed è rimasta nella memoria dei lettori, che è il capitale più grande, la tua reputazione, è quella cosa che fai una fatica 140 anni a costruire, la tua reputazione. Quindi è che devi cercare di mantenerti all'altezza di quella storia lì. Qualsiasi cosa faccia, persino la collana in edicola. Io la domanda me la faccio sempre, questa cosa qua, è degna di portare il marchio Corriere della Sera? Poi ormai non ho più tanto le idee chiare ultimamente, però diciamo che la domanda onestamente cerco di formela insieme a quella sulle tendenze del mercato. Peraltro questa cosa che dicevi del successo di un libro, come si misura il successo, studiare le ragioni che portano al successo, io mi chiedo anche per quanto conti aver studiato la storia della tradizione, perché come quando noi studiamo la storia di un testo ci chiediamo chi ha letto, perché hanno continuato a leggerlo, anche se non sfugge il perché. E secondo me questo instilla e alimenta una curiosità verso i meccanismi di diffusione e trasmissione del libro in, appunto, in un tempo altro. Altre domande? Curiosità? No. Allora io volevo chiudere sulla più appartata delle figure che ti hai menzionato, che è quella del correttore di bozza. E il tuo ricordo appunto della storia della serie di Lisbona, perché come sicuramente chi ha fatto i miei corsi sa, uno dei libri che io cito sempre è Bozze di George Steiner, il libro lui è refuso, come che dice? Togliere l'errata dal mondo e dalla storia, perché c'è questo libro in cui George Steiner racconta in un modo che poi ha fatto arrabbiare furiosamente lo stesso Timpanaro, la figura di Sebastiano Timpanaro, che è stato, come sapete tutti, non ha mai insegnato all'università, perché sia stato uno dei più straordinari filologi classici e non solo che l'Italia abbia avuto nel Novecento. E appunto George Steiner racconta, ma ha sempre lavorato alla Olschi, appunto, come funzionario di casa editrice. E in questo racconto, che ha fatto tremendamente arrabbiare Steiner, scusate, Timpanaro, Steiner racconta di Timpanaro, di questo correttore di bozze comunista impegnato a togliere gli errata dal mondo, dai testi, dai libri e dalla storia. Racconta l'ossessione correttrice di quest'uomo che corregge anche i volantini pubblicitari, e tipo gli chiede: ma che le importa, questo volantino non durerà niente, però lui lo vuole correggere perché il volantino deve essere perfetto. E questo lo dico perché qui c'è cosa che mi fa enorme piacere: il nostro collega e mio amico Mauro Sambi, che è un chimico, è una pagina che mi ricorda moltissimo, è un libro, quello di Steiner, che mi ricorda moltissimo certe pagine del sistema periodico di Primo Levi, in cui l'esattezza diventa appunto un fattore determinante della storia, che è una cosa che ho sempre trovato profondamente commovente della filologia classica. E tu appunto osservavi, ragionando su come un correttore di bozze può cambiare la sorte di un libro, su quanto sia difficile appunto conservare un testo certo, come il testo sia il risultato di una infinità di fattori, di quello che noi chiamiamo tradizione, appunto dall'amanuense assonnato fino ad atti di indisciplina, dicevo, ad atti di volontà, la distruzione, il caso, l'incuria, la comprensione del testo. Ecco, quello che Margherita oggi vi ha raccontato, e che la devo dire come e ancora più di come io lo immaginavo e me lo figuravo, credo che vi dia bene l'idea, forse, di come questi studi, e la filologia in particolare, che, ripeto, è forse davvero un modo di guardare il mondo prima ancora che una disciplina, o dopo che una disciplina, anche in quanto disciplina, davvero, ecco, gli studi antichistici, che possiamo racchiudere sotto l'etichetta di filologia, che è quello che essa comporta, possano essere, tu citavi Magris, infilati nella polvere del reale, come poi in realtà appunto questi studi possano alimentare una concretezza del reale, che significa entrare nelle case delle persone,
portare un Platone che cambia la prospettiva e la prefigurazione della vita di uno studente. Permettere agli italiani ogni domenica di leggere un supplemento che dura in realtà poi tutta la settimana, mi sembra che torni appunto questo elemento del tempo poi alla fine, che è quello che a noi sembra distinguere la filologia dalla letteratura contemporanea o appunto dalla confezione dei giornali, e che in realtà probabilmente è un'unica cosa dentro cui tutto può stare e che poi fa giustizia, come dicevi tu giustamente, delle cose. Quindi io ringrazio moltissimo, davvero moltissimo Margherita per questo incontro che mi ha riallacciata a una parte per me ineliminabile e importante della mia formazione e che ha portato qui con molta generosità la sua esperienza. Ringrazio tantissimo tutti voi e ci rivediamo direi a questo punto il 23 con Roberto Andreotti sempre in auditorium. D'accordo? Grazie ancora a tutti davvero.